Da quando ormai 3 mesi fa è iniziato il percorso di trasformazione di mio fratello, la domanda che ho ricevuto più volte sotto i commenti è stata: Domenico, perché non ci mostri una giornata di Antonio? Come si allena e soprattutto cosa mangia? Bene, se volete la risposta a tutte queste domande non vi resta che guardare il video fino alla fine, perché in questo video appunto vi mostrerò come Antonio si è allenato e cosa ha mangiato per passare da così a così. Ah no, ancora niente spoiler, perché il video della trasformazione finale di Antonio sarà una bomba, ma se volete vederlo dovete ancora aspettare qualche giorno, perché uscirà il 1° di gennaio, per cui iscrivetevi per non perdervelo, perché sarà tanta tanta roba. Detto questo, comunque, l'ultima cosa prima di cominciare è che io non sono un personal trainer e non sono un nutrizionista, per cui ciò che ho fatto con Antonio è stato possibile perché, essendo mio fratello, avevo modo di guardare giorno dopo giorno come cambiavano le cose. Detto questo, comunque, non ne resta che aggiornarci domani mattina, perché vi porterò in una giornata di Antonio e vi spiegherò esattamente cosa ha fatto in questi 3 mesi per trasformare il suo fisico. Fammi dormire ancora un po', dai. No. Sto facendo un sogno strabello. Forza! In piedi, atleta! No, dai! La dieta. Ecco, a me dispiace partire subito con una cattiva notizia, però mentre per quanto riguarda l'allenamento c'è stata una programmazione durante i 3 mesi, per quanto riguarda la dieta non gli ho preparato una dieta specifica, bensì gli ho dato 4 regole da seguire durante i 3 mesi, appunto. 1. Mangiare ogni giorno una colazione molto abbondante. 2. Portare sempre una merenda a scuola da mangiare a metà mattina. 3. Fare almeno 5 pasti. E 4. Evitare il più possibile dolci e bevande zuccherate. Dovete sapere infatti che la prima regola che tutti i manuali di allenamento danno per far sì che una programmazione di miglioramento fisico sia una buona programmazione è la sostenibilità, ovvero far sì che quello che si fa sia sostenibile nel tempo. Ecco, secondo me, magari tra voi c'è qualche eccezione e sono molto contento per voi, a 14 anni sostenere 3 mesi di allenamento fatto bene, 3 mesi di dieta fatti bene è pressoché impossibile, quindi essendo il nostro focus l'allenamento ho pensato appunto almeno sulla dieta di lasciare un po' più di respiro ad Antonio. Detto questo però, visto che immagino che voi siete qua per vedere nel dettaglio cosa mangiava e come si allenava e vi ho detto che l'avrei fatto vedere, adesso non perdiamo tempo e vi mostro i pasti tipici di Antonio in questi 3 mesi. La colazione in questi 90 giorni è sempre stata la stessa, infatti per essere adatta ad Antonio doveva tener conto di 2 vincoli: essere super veloce ma allo stesso tempo tanto abbondante e tanto calorica. Dovete sapere infatti che la mattina Antonio è super pigro, quindi non ne voleva sentir parlare di, per esempio, svegliarsi prima e mettersi a cucinare i pancake. La soluzione migliore quindi è stata quella di dargli come colazione una tazza di latte, 10 fette biscottate integrali e un po' di marmellata, e così in pochissimo tempo e soprattutto senza far fatica Antonio sarà portato già a casa 500 calorie, che per iniziare non sono affatto poche. Oltre a queste 500 calorie, poi a metà mattina, la seconda regola che gli ho dato per appunto l'alimentazione, doveva portarsi la merenda a scuola. In questo caso la merenda poteva essere più o meno qualunque cosa, lui spesso si portava una brioche integrale, però ecco, lo scopo era quello di non arrivare a pranzo senza non aver messo nient'altro in pancia. Il pranzo e la cena, come vi ho detto, sono stati nei 3 mesi i pasti un po' più liberi. Infatti, mentre nella colazione e nella merenda erano pasti programmati, per cui pasti fissi, pranzo e cena dovevano semplicemente seguire una regola, ovvero che contenessero una fonte di carboidrati, una fonte di proteine, delle verdure oltre all'olio per i grassi, e far sì che le quantità rispettassero il fabbisogno calorico del mese. Una cosa che non vi ho detto infatti è che durante i 3 mesi le quantità che Antonio ha mangiato sono state differenti, perché avevamo scopi e obiettivi differenti, e se anche voi siete curiosi di sapere quanto dovete mangiare in base al vostro obiettivo, ci sono centinaia di formule online, vi basta cercare calcolo del fabbisogno calorico giornaliero, mettete i vostri dati e vi darà un risultato in base al vostro obiettivo di calorie che dovete assumere per provare a raggiungere quel risultato. A questo punto poi il più sarà fatto, perché vi basterà prendere il valore che vi dà come risultato, assumere quelle calorie e teoricamente dovrete raggiungere pian piano l'obiettivo che vi siete posti. Per quanto riguarda poi l'ultimo pasto, per cui la merenda, in questi 90 giorni Antonio si faceva quasi sempre pancake, che se sentite si sta facendo adesso, per cui vi mostro come li sta facendo. Per prepararli basta uno scoop del preparato, aggiungere un po' di latte finché non si ottiene questa consistenza qui, e poi semplicemente buttarli in padella. Questi sono aromatizzati e lo sciroppo d'acero, per cui volendo si possono anche mangiare da soli. E di nuovo, se vi servono prodotti su MyProtein, passate dal link in descrizione, usate il codice Domenico Creselin e avrete sempre sconti maggiori di quelli sul sito. Adesso Antonio prepara i pancake e vi mostro come vengono. Quindi ecco qua il risultato, Antonio se lo sta mangiando con le mani, perché appunto la cosa bella è che, essendo aromatizzato lo sciroppo d'acero, si può già mangiare da solo. Toglio, un giudizio? Buono.
L'allenamento. Per quanto riguarda l'allenamento, in questi 90 giorni Antonio si è allenato ogni mese in modo diverso in base all'obiettivo del mese. Per quanto riguarda poi la frequenza, in questi 90 giorni Antonio ha avuto anche il calcio che gli occupava il lunedì e il mercoledì con gli allenamenti e il sabato con la partita. Per questo motivo non ho potuto proporgli più di 3 allenamenti a settimana, perché ci tenevo che avesse almeno un giorno ogni settimana in cui staccare completamente la testa. Prima di scendere poi ad allenarci con Antonio, voglio mostrarvi come ho strutturato i 3 mesi in base agli obiettivi appunto del mese. Il primo mese ad esempio è stato il mese dedicato al corpo libero, infatti se ricordate Antonio partiva ad esempio con 0 trazioni. L'obiettivo quindi è stato quello di massimizzare appunto il corpo libero e migliorare in trazioni e piegamenti, e allo stesso tempo sgrassare il più possibile per poi partire molto meglio nel secondo e nel terzo mese. La struttura quindi del primo mese è stata questa: il martedì era il giorno di corpo libero con il focus sui piegamenti, quindi Antonio faceva tantissimi piegamenti partendo con l'elastico, quindi partendo con i piegamenti più difficili, fino ad arrivare alla fine a fare una serie sulle ginocchia per dare il colpo finale. Oltre a questo poi a fine allenamento faceva anche 2 esercizi per le braccia. Il venerdì era poi il giorno dei pesi, quindi faceva diversi esercizi per colpire tutto il corpo e dare uno stimolo diverso rispetto al corpo libero. E per finire la domenica era il giorno del corpo libero con il focus questa volta sulle trazioni, per cui visto che appunto inizialmente non aveva neanche mezza corpo libero, doveva fare trazioni con elastici sempre più forti per pian piano migliorare anche in questo esercizio. Per concludere poi ogni fine allenamento Antonio faceva un circuito di addominali, nel suo caso il circuito di Showtime GP. Il secondo mese è stato in realtà abbastanza simile al primo come programmazione, solo che visto che nei primi 30 giorni Antonio era migliorato tantissimo in piegamenti e trazioni, abbiamo inserito anche esercizi più pesanti, quindi le prime trazioni libere e molti più piegamenti con l'elastico. Oltre a questo poi la parte dedicata ai pesi è diventata molto più complessa e pian piano anche lì i carichi sono iniziati ad aumentare. Essendo stato quindi molto più articolato del primo, il secondo mese ha portato anche a risultati che non avremmo assolutamente pensato. Zoom! Il terzo mese è stato poi il mese in cui il corpo libero ha lasciato il posto ai pesi, che sono diventati la parte fondamentale, e anche il mese in cui finalmente abbiamo alzato di molto le calorie per far sì che i pesi iniziassero a salire. Lo schema è quindi stato 2 giorni di pesi con pochissimo corpo libero, con focus una volta sulla spinta o l'altra volta sulla tirata, e il terzo giorno invece è completamente privo di pesi con un circuito corpo libero di trazioni e di piegamenti. A questo punto quindi vi ho mostrato e vi ho spiegato come Antonio si è allenato e cosa Antonio ha mangiato in questi 90 giorni. Però visto che oggi siamo all'88esimo giorno, quindi mancano solo 2 giorni alla fine della sfida, penso valga la pena mettere un piccolo bonus, per cui non perdiamo tempo, vi porto giù e andiamo nella tana della bestia a vedere come si sta allenando. Andiamo a vedere. Quindi arrivate alla fine di questo video, che spero vi sia servito per capire meglio il percorso che ha fatto Antonio e soprattutto per capire che se siete nella situazione in cui era Antonio qualche mese fa, non c'è nessun miracolo in un cambiamento del genere, basta davvero avere solo tanta voglia di fare e tanta motivazione. Detto questo, comunque oggi era l'88esimo giorno, questo vuol dire che mancano 2 giorni alla fine della sfida, e il video del 90 giorni uscirà però a inizio gennaio, perché voglio lavorarci tanto, sarà un video raga davvero fuori di testa, per cui iscrivetevi per non perdervelo. E anche i prossimi video che arriveranno prima di quel video meriteranno tantissimo, per cui di nuovo iscrivetevi e non perdetevi niente di quello che esce tra poco. A questo punto non mi resta che salutarvi, oggi sono stanco morto e devo ancora andare a correre per la maratona, vi ho parlato del progetto che ho nello scorso video, nel caso recuperatelo. Basta, sono a pezzi, noi ci aggiorniamo al prossimo video raga, in gamba!